Sarai al sicuro. Sarai addormentato. Qualcuno ti farà fare la terra. Il mondo è come un mondo. Alcuni saranno trasferiti. Fantasmi che possono essere catturati solo da una pellicola. Ne avrai cura. Non ti gioverai. Qualche casualità da tenere in mano. Qualcuno mi terrà giù. Sarai al sicuro. Sarai al caldo di notte. Con le finestre aperte. A Tartaglia Arte presenta la mostra pittorica dell'artista genovese Stefano Davidson, dal titolo Il futuro è già passato, ma non ero presente, con la direzione artistica di Riccardo Tartaglia. I dipinti di Stefano Davidson sembrano voler raffigurare un mondo differente da quello reale e quotidiano, nonostante spesso ne utilizzi le forme e non si possa fare a meno di catalogarli tra i figurativi più classici. Molteplici le atmosfere che si respirano nei suoi quadri. Da quelle neoromantiche a quelle allegoriche, da quelle fantastiche a quelle oniriche. Questa mostra, ha detto Davidson, vuole essere un omaggio reverente a tutti quelli che hanno espresso in pittura tutto quanto fosse esprimibile, lasciando però delle piccole nicchie tra un'idea e un'altra dove io ed altri come me possono coltivare le proprie convinzioni rielaborando ogni teoria ed ogni concetto all'ombra del loro genio. Perché il futuro è già passato ma non ero presente? Il titolo vuole rifarsi un pochettino a quella che è la mia età, cioè 45 anni, perché nel 1962, quando io sono nato, il futuro era già passato, nel senso che i vari innovatori in musica, da Picasso a Dalì, a Kandinsky, a Magritte, a Miró, a Klee, eccetera, avevano già fatto tutto quello che c'era da fare e hanno lasciato a noi di queste ultime generazioni ben poco da inventare. Però qualche nicchia c'è, qualche posto dove si possa infilare un'idea, un qualche cosa che anche riceve ispirazione da questi maestri. Ed ecco perché il futuro è già passato, ma non ero presente, perché quando costoro hanno deciso di dipingere quello che insomma, ha fatto la storia della pittura, io purtroppo ancora dovevo venire al mondo. E abbiamo deciso di esporre questi pezzi in quanto partono da un figurativo, per cui da un classico, da una pittura la più classica che ci può essere, per arrivare a un surreale abbastanza spinto, soprattutto nei significati. Perché ogni quadro, tra l'altro, è stato accompagnato, come uso fare abitualmente, da un aforisma, non sempre mio, anzi, molto spesso di menti molto più brillanti della mia, che dà un'ulteriore chiave di lettura al quadro stesso. Siamo partiti dal mito di Don Chisciotte, un mito che diciamo è caro a tutti coloro che amano il sogno, che amano la fantasia, che amano la sfida verso l'ignoto a tutti i costi. E proprio con Don Chisciotte che va a sfidare il temporale, abbiamo voluto far partire anche la presentazione della mostra, perché gli inviti erano basati tutti su questo quadro. Sempre di impronta abbastanza classica, come questa speranza, dove la donna tiene in mano la speranza, che è il bambino, che è il futuro, e guarda in fondo, sullo sfondo, quella piccola riga bianca di cielo che si sta aprendo e che dovrebbe dare la cosiddetta speranza definitiva a un futuro migliore.
poi su un tema abbastanza complesso come quello dell'Ultima Cena. In questo caso è una rappresentazione bifrontale, nel senso che c'è sia da un punto di vista religioso sia da un punto di vista profano. Per farla breve, religioso possiamo vedere che c'è un tabernacolo, il pane, il vino e le scritture e il cuore, il sacro cuore che sta per essere sacrificato nel piatto. Profano perché chi arriva a mangiarsi il cuore sicuramente è arrivato all'ultima cena. Quadri a cui tengo particolarmente, che abbiamo voluto esporre, questo Aquilone. Anche questo è un quadro da una doppia interpretazione, perché questa persona sulla panchina con i piedi già a mollo nell'acqua sta o aspettando un temporale che sta per arrivare o ha già subito l'effetto di questo temporale. Questo dipende da chi guarderà il quadro. È un altro quadro che ha sicuramente una valenza soprattutto surrealista, è questa palingenesi surrealista, dove abbiamo, palingenesi significa rinascita, per cui l'uovo rappresenta la nascita, l'occhio che ne scaturisce è il surrealismo, è un modo di vedere, e per cui tutto il quadro in sé crea la cosiddetta palingenesi surrealista, la rinascita del surrealismo.